Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 12 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. Giornata difficile con un diavolo per capello. Le difficoltà a cui andate incontro ve le segnala con certo anticipo la Luna all'opposizione, resa ancora più elettrica dalla presenza dell'imprevedibile Urano, pronto a cambiarvi le carte in tavola quando meno ve lo aspettate. Come se non bastasse, uno sgambetto vi arriva anche da Mercurio, che va a raggiungere il Sole e Venere nella vostra dodicesima casa, dove tutto sonnecchia, peggio, agisce sott'acqua senza darlo a vedere. Un gran polverone emotivo fuori controllo, in pratica vi sentite in balia della volontà e delle scelte altrui, a cominciare dalla vostra dolce metà, oggi più aspra di un limone irrancidito. Forte la sensazione che qualcosa di nuovo e irreparabile stia per accadere, non solo nella vostra vita ma in quella di tanti altri, ecco perché non volete vedere il telegiornale e quando si annuncia cambiate canale. Sarà una strategia, ma che vi piaccia o no le cose vanno avanti ugualmente, anche se voi chiudete gli occhi per non vederle. E la famiglia e la casa, il focolare e la fecondità. Un amore molto idealista, folle. Un rapporto rocambolesco, un partner sognatore, di fantasia. E il consolidamento dell'immagine di moglie, madre, fidanzata, figlia. I single possono sperare in un amore improvviso e romanzesco, un'avventura mozzafiato. Oggi, a causa di un Mercurio in aspetto negativo, potreste avere problemi di comunicazione, siate cauti e fate attenzione a come vi ponete con gli altri. Per alcuni di voi è sconsigliabile uscire per shopping, ci saranno delle spese impreviste e quindi meglio risparmiare in vista di queste. Avvenimenti in giornata che comporteranno giudizi molto diversi su persone e cose, alcune situazioni potrebbero farvi cambiare idea sul futuro e offrirvi maggiori opportunità di scelta. Serate piacevoli tra amici o colleghi di lavoro o di studio, o soci da affari, in questo periodo la vita mondana sembra fatta per voi. Evitate di chiudervi in voi stessi e se non ci sono grandi occasioni di piacevoli serate, organizzatele voi. Oggi avrete modo di constatare di persona come qualcuno vi vuole bene davvero. Ma se siete nati di lunedì tra le 19 e le 23 potreste ricevere qualche delusione. Oggi Saturno vi si para contro, perderete facilmente il controllo di una situazione e vi sentirete solo tanto nervosi. Fate attenzione a certe situazioni create ad arte da quelli che vi stanno intorno. Siate gentili con tutti ma guardatevi bene dall'immischiarvi in cose non vostre. Mercurio vi renderà particolarmente loquace, misurate bene però ciò che dite e con chi lo dite. Mettete da parte ogni risentimento, lasciate che prenda forma in voi la necessaria energia di pacificazione. In questo modo potrete affrontare oggi qualunque cosa. Notizie inattese sul campo sentimentale. Se avete fatto strage di cuori ultimamente, è venuto il giorno della resa dei conti. Tutto quello che vi circonda finirà per starvi stretto e non riuscirete ad essere sereni fino in fondo, neppure avendo vicino il partner. Se avete un mucchio di lavoro arretrato, non concentratevi sulle piccole cose, ma cercate di sbrigare i maggiori affari. Se avete bisogno di aiuto in questa giornata per portare a termine un lavoro, anche il più insignificante come potare le piante del giardino, non abbiate timore a chiederlo. La configurazione odierna è benefica per il vostro segno e questa giornata conferma come, in questo autunno ogni vostra iniziativa sia baciata dalla fortuna. Non vi resta che scegliere, Venere e Nettuno vi stimolano nel ballo e nella danza, Plutone, il vostro nome tutelare, vi fa emozionare con lettura, teatro e cinema, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 21 di novembre. Per quanto riguarda il vostro personale benessere, godete di un ottimo stato di salute, ma avete al contempo bisogno di ricaricarvi con un periodo di meritato riposo. Il cielo di oggi vi assicura sonni e sogni intensamente ristoratori. Giornata no questo mercoledì sotto tiro della Luna all'opposizione. Complicata soprattutto per i maschietti che litigano con la propria dolce metà, ma anche le femminucce oggi si trovano a mal partito nonostante sia la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. Forse sotto i 25 ma poi. Anche voi donne avete le vostre belle gatte da pelare,
magari una rivalità, un attacco di feroce gelosia o la sensazione di non essere capite anche da persone di famiglia o dalle amiche più care. Come se non bastasse, oggi Mercurio passa in bilancia, nella vostra dodicesima casa, dove si fa più ermetico e ombroso. Parlate poco ed è meglio così, le vostre parole rischierebbero di mettere in luce emozioni inconfessabili. Il silenzio vi eviterà dissapori dovuti a commenti poco piacevoli, anzi piuttosto graffianti, che potrebbero uscirvi di bocca. Cucitevi le labbra e avrete vita più facile. Amore ed Eros. Tutto tace sul fronte sentimentale, se l'amore non c'è non sarà certo questa la giornata che sceglierà per manifestarsi. Se c'è dovete ammettere che non vi appaga come prima, specie se siete erosi da una gelosia più o meno comprensibile. I maschietti litigano con le loro compagne, le femminucce lamentano noncuranza e poche attenzioni da parte del partner. Fareste bene a prendere ferie e a restarvene tutto il giorno a dormire, specie se fuori una pioggia relativamente autunnale vi raffredda ossa e cuore. La giornata di oggi vi vede sognatori ad occhi aperti, convinti che nulla possa essere precluso. Attenzione, però, a non esagerare. Inciampare è un attimo. Vi è chiaro il messaggio? Lanciati come siete nelle vostre iniziative personali, potreste trascurare un poco le questioni di cuore mostrando una certa superficialità o comunque non avvertendo le reali esigenze del partner. Niente paura. Con Venere bilancia, in posizione favorevole, la scintilla della passione amorosa provvede a farvi prestissimo recuperare il terreno perduto. Lavoro e denaro? Tempesta di idee. Troppe e piuttosto irrequiete, solo per i creativi. Per tutti gli altri oggi calma piatta, se non addirittura problemi da sfangare sia sul fronte lavorativo, sia finanziario. Poca voglia di impegnarvi sul lavoro e sui libri, forti emozioni difficili da cavalcare vi distraggono concentrando l'attenzione su argomenti incompatibili con l'impegno intellettuale. Quando l'amore diventa un tormentone la resa professionale perde immancabilmente punteggio. Ultimamente i colleghi vi criticano e vi accusano di non prestare attenzione a determinati compiti e che siete interessati solo a giudizio personale. Sembra che non rispettiate l'opinione degli altri. Ma è davvero così? Aumentano le vostre ambizioni professionali, grazie a molti pianeti che vi sono favorevoli. Plutone nell'amico segno del Capricorno, il vostro nome tutelare, vi consiglia di farvi avanti nel lavoro, se avete veramente intenzione di migliorare l'attuale posizione e se appartenete alla terza decade scorpionica. Benessere. Chiamatelo pure malessere, lo specchio è impietoso e segnala uno sguardo triste, pallore, occhiaie. Insomma sembrate più vecchi di quanto non siate, cosa che non fa bene all'amore e tanto meno all'autostima. Dal guardaroba bandite, almeno temporaneamente, il nero, il vostro colore preferito, ma anche il grigio e il bianco. Le tinte pastello non vi vanno a genio, eppure indossarle vi farebbe un gran bene, soprattutto il rosa, l'arancio, il verde, energie cromatiche in grado di cancellare la vostra tristezza e dare una spintarella alla sicurezza e netto calo. Autostima da salvare, contro il giudizio altrui o quantomeno quello che immaginate gli altri pensino di voi. È fondamentale che viviate in armonia con voi stessi. Avete fatto scelte legate alla convenienza o alla logica e non alla felicità. Questa scontentezza ora si è manifestata con un malessere fisico. Per lei, sui vostri segreti silenzio stampa, perciò non appena qualcuno si avvicina con aria indagatrice tirate giù la saracinesca. Per lui, destabilizzati dal comportamento della vostra lei, lontano anni luce da com'era o forse solo come ve l'eravate immaginato. Scherzi birboni del destino. E ora dove l'avrete messo il numero dell'avvocato divorzista? Ma prima di rompere forse converrebbe chiarire. Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 7. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.